Allora, intanto andiamo a vedere i punti principali. Il consiglio direttivo continuerà a condurre gli acquisti netti di attività nell'ambito del programma di acquisto per l'emergenza pandemica, i cosiddetti Pandemic Emergency Purchase Program, il PEP, con una dotazione finanziaria totale di 1.800 miliardi di euro, almeno sino alla fine di marzo 2020. E sin qua nulla è cambiato sulla base di una valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione. Il consiglio direttivo si attende che nel prossimo trimestre gli acquisti nell'ambito del PEP siano condotti a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno. E qua, Giacomo, io ci tenevo a ribadire quel punto, quel grafico che abbiamo fatto vedere proprio poco fa, che cosa è che ha spaventato alcuni ECB watchers? Il fatto che nelle ultime 2 settimane la BCE ha rallentato gli acquisti nell'ambito del PEP. Poi il comunicato dice che il consiglio direttivo condurrà gli acquisti in maniera flessibile in base alle condizioni di mercato, allo scopo di evitare un inasprimento delle condizioni di finanziamento incompatibile con il contrasto dell'effetto al ribasso della pandemia sul profilo previsto per l'inflazione. Andiamo a vedere velocemente anche tutto ciò che riguarda alcuni dettagli del PEP. Il consiglio direttivo continuerà a reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEP almeno sino alla fine del 2023. In ogni caso, la futura riduzione del portafoglio del PEP sarà gestita in modo da evitare interferenze con l'adeguato orientamento di politica monetaria. In secondo luogo, gli acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività PA proseguiranno a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. Anche qua nulla ha cambiato. Il consiglio direttivo continua ad attendersi che gli acquisti netti mensili di attività nel quadro del PA conseguiranno finché necessario a rafforzare l'impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che termineranno poco prima che inizierà a innalzare i tassi di riferimento della BCE. Quindi nulla è cambiato sinora sia per il PEP che per il PA. Poi andiamo a vedere velocemente i tassi di interesse che naturalmente rimangono allo 0, allo 0,25, almeno 0,50. Il target di inflazione, attenzione, sufficiente, prossimo ma inferiore al 2%, questo rimane il target di inflazione che ci siamo abituati sempre a vedere. E poi infine il consiglio direttivo continuerà a fornire abbondante liquidità attraverso le sue operazioni di rifinanziamento. In particolare la terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, ovviamente TLTRO 3, resta per le banche una fonte di finanziamento interessante a sostegno del credito bancario alle imprese e alle famiglie. Christine Lagarde, tra l'altro, è sempre stata molto orgogliosa dal TLTRO e ha detto che grazie a questo programma in effetti c'è sempre stata liquidità sia per le piccole e medie imprese ma anche per le stesse famiglie, anche se si è notato un ribasso delle richieste di crediti, di linee di credito nei confronti delle banche. E quindi, Giacomo, cosa possiamo dedurre? Che nulla è cambiato come comunque ce lo aspettavamo, e quindi la parte più interessante a mio avviso sarà proprio la conferenza stampa di Lagarde. Le conferenze stampa di Lagarde, le parole di Christine Lagarde, c'è chi si aspetta nuove parole magiche da parte del presidente della BCE. E qui andiamo da Angelo Drusiani. Angelo, grazie anche per la pazienza, ti abbiamo tenuto in stand-by per qualche istante, Ah, ma io non vi per... vedo, dove siete andati? No, Non ci vedi più? spariti tutti, vedo scritto le fonti e basta, però vi sento parlare. Noi invece, peraltro, ti vediamo live, quindi insomma va bene ugualmente, direi, da questo punto di vista. Senti, le domande qui in questo caso sono due. Che cosa ti aspetti a livello di comunicazione da parte di Christine Lagarde? E interessante anche l'aspetto che ha mostrato Alexandra col nostro ospite precedente, che ha richiamato durante la traduzione del comunicato, e cioè il PEP che nell'ultima settimana ha acquistato meno a fronte di un rendimento dei tassi di interesse che invece è salito in maniera, diciamo, allarmante, quantomeno percepito in maniera allarmante da diversi operatori. Angelo. È ricomparso, ma sei risparito. E E oggi ci io credo divertiamo a farti i che dispetti, caro Angelo. non ci sia altra alternativa in questa fase che anche la Presidente della Banca Centrale Europea reiteri la politica che è stata fin qui attuata, che ha dato dei buoni risultati e che abbia a cuore assolutamente quelle che sono le prospettive economiche dei vari paesi di Eurozona. Quindi non c'è altra scelta che continuare ad acquistare titoli, anzi addirittura è probabile che debbano incrementare l'acquisto di titoli,
laddove negli Stati Uniti si rimanifestassero quelle tensioni sui tassi di interesse, sui rendimenti, scusate, rendimenti di mercato che hanno portato il decennale fino all'1,85-86% di rendimento, quindi un rendimento, scusate, 1,55-56% di rendimento che è un rendimento eccessivo in questa fase, anche perché gli Stati Uniti, per quanto siano il paese deputato ad uscire per primo dalla crisi in tempi anche abbastanza brevi, però soffre ancora di un tasso di disoccupazione molto elevato. Tasso di disoccupazione che potrebbe tornare verso lo zero nell'arco di 3 anni, quindi un dato abbastanza lungo. Di conseguenza, pensare che possano salire i rendimenti e di conseguenza i tassi, perché se salgono i rendimenti è perché si aspettano che poi successivamente la banca centrale alzi anche i tassi. In una fase come questa mi sembrerebbe eccessivo, anche se, ripeto, gli Stati Uniti sicuramente usciranno dalla crisi, che poi non è stata così disastrosa, la crisi economica, molto prima di tanti altri. Molto prima di noi, ad esempio, insomma, noi intesa come Unione Europea. Mentre invece sul fronte come dicevamo, insomma, degli acquisti da parte del PEP che sono scesi a fronte dei rendimenti che sono saliti, stessa domanda che Alexandra ha fatto a Flavio Carpanzano poco fa, insomma, si è generato eccessiva, diciamo, preoccupazione sui rendimenti che salgono o in vista del calo degli acquisti del PEP effettivamente è quantomeno stata una strategia, non dico strana, ma comunque su cui magari vale la pena concentrarsi qualche istante. Secondo me la Banca Centrale Europea non ha voluto avallare il rialzo dei rendimenti di mercato dei titoli di area euro, conseguente al rialzo del rendimento dei titoli americani. Quindi non c'è, se ne è parlato l'altra volta anche le possibilità che ci possa essere un decoupling, cioè se salgono i tassi, i rendimenti negli Stati Uniti salgono anche in Europa e viceversa. E quindi da questo punto di vista io ho l'impressione che è stata proprio una sorta di rifiuto a considerare quei rendimenti veri di mercato, perché a parere della Banca Centrale Europea i rendimenti di mercato sono ancora molto bassi grazie alla loro presenza, ma anche grazie alla presenza degli investitori internazionali, perché io ne ho parlato con te un'altra volta, Sì. quando come esempio per i BTP Green arriva una domanda di 86 miliardi, non sono della Banca Centrale Europea, sono di tutto l'insieme del mondo che investe in quei titoli perché hanno un rendimento interessante, perché soprattutto i fondi pensione hanno necessità di beneficiare gli introiti che derivano dalle cedole che questi titoli offrono, quindi gli 86 miliardi sono frutto di domanda pura, non è una domanda artefatta dal punto di vista della presenza della Banca Centrale Europea, che poi non è artefatta, è una politica che la banca ha scelto, quindi è libera di comprare quanto vuole, dove vuole e come vuole. Quindi, secondo me, l'interesse internazionale rimane nei confronti dei nostri titoli. Anche oggi abbiamo visto le aste dei 3 anni, dei 7 anni, che non sono state eclatanti, però la domanda da parte degli investitori è sempre abbastanza elevata. Angelo, se posso, buongiorno anche da parte mia. Volevo appunto capire, hai delle preoccupazioni per quanto concerne invece le pressioni inflazionistiche di cui si è parlato tantissimo nell'ultimo periodo? Anzi, se, chiedo alla regia se può riproporre il cartello con i dati macro e le previsioni della BCE, ma soprattutto ti attendi dei cambi per quanto concerne l'inflazione del 2021 e di conseguenza del 2022? Potrebbe essere che hanno leggermente sottovalutato l'impatto che potrebbe avere il rialzo del prezzo del petrolio. Ci sono due risposte, due momenti. Il primo è legato all'andamento dei vaccini, che negli Stati Uniti è molto rapido, da tutta l'Eurozona è ancora molto frastagliato, molto difficile, non si sa da chi comprarlo, non si sa se ce lo consegnano, eccetera. Quindi l'uscita dalla pandemia sarà più lunga di quanto potrebbe essere negli Stati Uniti, e con ancora un tributo di decessi che non è certo positivo per quanto riguarda l'aspetto umano in primis, per chi conosce, per le persone care, e in secondo luogo anche per i consumi, che purtroppo in questa fase bisogna parlare anche di questi aspetti, anche se non è che mi piace molto mettere assieme l'aspetto umano all'aspetto dei consumi. E chiedo scusa anche a chi sta ascoltando e chi avesse avuto dei decessi in famiglia. Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto legato al prezzo del petrolio, ecco, io qui ho una mia considerazione da fare. È vero, si è parlato di un ritorno alle
all'antica tipologia di attività, quindi banche, assicurazioni, energetici e quant'altro, chi costruisce, chi fa delle infrastrutture che potrebbero tornare in auge e prendere il posto del mercato che abbiamo vissuto fino a poco tempo fa, con tutte le aziende, non so, non tanto quelle della telematia, quanto quelle legate alle aziende americane che hanno avuto un successo così clamoroso negli ultimi anni. Quindi, da questo punto di vista, c'è proprio un contrasto abbastanza forte. Io credo che tornerà ad essere forte il Nasdaq, perché sicuramente abbiamo visto anche i movimenti che hanno avuto la stessa Tesla. Quindi io credo che da questo punto di vista un grosso attacco all'inflazione da queste aziende non c'è. Dal petrolio ci potrebbe essere in maniera anche abbastanza importante, ma non sono convinto che la quotazione del petrolio sia in grado di condizionare così pesantemente l'andamento del costo della vita, se la propensione ai consumi si dipanerà in tempi medio-lunghi. Negli Stati Uniti può anche darsi che il ritorno ai consumi sia veloce, però non dimentichiamo quello che ho detto prima, che c'è una dose ancora molto una percentuale molto elevata di persone che non hanno il lavoro. Quindi, da quello che si capisce, anche la stessa Federal Reserve ha fatto una ricerca secondo la quale le somme che gireranno alle famiglie in questa fase non tutte finiranno nei consumi, ma una fetta importante, guarda caso, ma è anche strano per gli Stati Uniti, finirà in risparmi. Si sa che negli Stati Uniti i risparmi non godono di molta fama positiva, però in questa fase, vista anche le difficoltà di trovare nuovi posti di lavoro, non finiranno direttamente nei consumi, il denaro che la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, sta girando sui conti correnti, ma una parte importante finirà nei risparmi delle famiglie. Angelo, prima di salutarci, risposta telegrafica. Dunque BCE, stando al comunicato stampa, Colomba. La Bank of Ghana da Colomba, la Fed settimana prossima, Falco Colomba. Secondo me, io credo che rimanga Colomba anche la settimana prossima, perché l'attuale presidente sa benissimo che se dovesse, avete visto che oggi ha tagliato i dazi con l'Unione Europea per 4 mesi, mi sembra. Quindi è chiaro che vuole cambiare letteralmente la politica che è stata attuata negli ultimi mesi, una politica troppo aggressiva, e credo che lo farà anche nei confronti, se l'ha fatta nei confronti dei paesi esteri, credo che lo farà a maggior ragione nei confronti dell'interno. Quindi non può certamente lasciare intendere che alzerà i tassi di interesse quando molte aziende, soprattutto quelle ad esempio delle infrastrutture e similari, avranno bisogno di finanziamenti. Se dovessero salire in una fase come questa, la prospettiva di crescita è ancora abbastanza lacunosa. Non credo che le aziende sarebbero particolarmente felici. Angelo Drusiani, consulente finanziario Banca Edmond de Rothschild, grazie come sempre per essere stato qui con noi. Buon lavoro e a presto. Grazie a voi, arrivederci.